Buongiorno a voi presenti, un buongiorno e un saluto ai nostri tifosi e sportivi che quotidianamente ci seguono in queste presentazioni che si stanno susseguendo ogni giorno, perché come ho detto spesso abbiamo fatto tanto in questo mercato, sia in uscita ma anche in entrata, per cui oggi ci aspetta a presentare Federico Paschirotto, un calciatore che magari, dove nel presentarlo la prima cosa che mi viene da dire è quella che prima di entrare nello specifico, di dire che molto spesso noi club o dirigenti o direttori ci può essere mossa qualche critica perché non prendiamo a volte in considerazione calciatori italiani o che vengono dalle categorie inferiori. L'arrivo invece di Federico è esattamente l'esempio di come noi invece stiamo molto attenti a vedere anche quello che c'è dietro, quello che non sono solo qualità conclamate, piccoli o grandi che possano essere, ma andiamo anche a cercare delle potenzialità nelle categorie inferiori, partendo sempre da una considerazione di base che chi per tanti motivi, in base al ruolo, riesce a mettersi in evidenza. E devo dire che a noi non è passato in evidenza il fatto di aver valutato Federico un profilo come una potenzialità importante, perché capace di avere dei numeri che adesso voglio entrare anche nello specifico, perché sono diversi numeri che posso portare nel presentare Federico, perché di solito quando parliamo di qualità conclamate tutti le conoscono, i numeri dei calciatori più affermati o più conosciuti. Quando si tratta invece di potenzialità, certi numeri non vengono riconosciuti perché si conosce poco, in quanto o di categoria inferiore o non tanto famoso. Io di Federico devo essere sincero, e nell'aver pensato con Stefano a lui abbiamo tenuto conto di diversi aspetti del suo profilo. Uno, quello di trovarci davanti a un calciatore che è dotato fisicamente, lo state vedendo, per essere un terzino è veramente non facile trovare un terzino, un esterno difensivo che possa essere così dotato fisicamente, che sa anche difendere ma che sa anche attaccare. Certo, qualcuno può dire ma stiamo parlando di Dani Alves con più fisico. No, stiamo parlando di un ragazzo dove noi l'abbiamo acquisito a titolo definitivo, ma nell'acquisirlo a titolo definitivo abbiamo tenuto conto anche di certi numeri che Federico si porta dietro per quello che ha fatto questa stagione all'Ascoli, venendo nella stagione precedente all'Ascoli ancora da una categoria inferiore, quello della Lega Pro. Quindi diciamo che in 2 anni ha fatto il triplo salto mortale dalla Lega Pro, Serie B e Serie A, e questo dimostrazione che le sue potenzialità non stanno passando inosservate, come non sono passate a noi, alla luce anche di certi numeri. E io, siccome sono diversi, li ho dovuti pure segnare perché di solito me li ricordo, però li decido perché devono essere importanti anche per voi, per capire per quale motivo abbiamo puntato sulla sua potenzialità nel nostro contesto di Rosa, che è un ragazzo che ha collezionato 30 presenze nel campionato di Serie B, più una di Coppa Italia, una nei playoff, con l'attivo 4 gol messi a segno,
che non è facile per un terzino destro. Realizzati due di destra, uno di sinistro e uno di destro, sempre in area di rigore. È un ragazzo che sia nella fase difensiva ma anche quella offensiva si propone sempre e sfruttando anche la sua altezza naturale, quindi il colpo anche di destra. Ho detto di quanto eccelle nelle doti fisiche, ma anche dei numeri che riguardano il numero di precisione nei passaggi, che è registrato nel 78%, quindi un dato significativo, molto significativo, un 78% di precisione nei passaggi, vincendo il 65% dei duelli aerei. È un calciatore che, pur essendo molto concentrato, molto attento, non è per niente falloso. E tanto è vero che non ha mai ricevuto né cartellini rossi e solo 4 ammonizioni. Quindi questo a dimostrazione che di quelle che sono certe potenzialità, che noi sottolineo potenzialità perché a volte per noi è linfa importante andare a pescare non sempre o solo su quelli calciatori che tutti conoscono. Quindi sono dei numeri che per noi non sono passati inosservati, per il quale abbiamo inteso portarlo nel nostro organico, portarlo nella nostra famiglia, portarlo al palcoscenico dei nostri tifosi, con la speranza, e sono convinto che non deluderà noi e non deluderà neanche i tifosi, i nostri tifosi. Quindi ve lo lascio a voi per le domande, scusatemi se mi sono dilungato un poco, però ne valeva la pena perché, come ho detto, su calciatori che si conoscono i numeri li conoscete di più, su quelli che si conoscono di meno in Serie A è logico che potete conoscerli non quanto quegli altri calciatori famosi, e io ho voluto riportarveli. Scusate se mi sono dilungato, ma io ritenevo importante. Federico, vi lascio alle Grazie. Domande dei nostri giornalisti. Grazie direttore, adesso come detto spazio alle domande per Federico Baschirotto. C'è la prima domanda di Tonio De Giorgi del Nuovo Quotidiano di Puglia e Telerama per Federico Baschirotto, prego. Federico, bentrovato, quali sono le tue sensazioni, le tue prospettive, i numeri, le parole del direttore ti caricano di responsabilità ma anche sono una spinta per poter fare bene in Serie A? Il tuo ex presidente all'Ascoli disse: quando la Serie A chiama c'è poco da fare, rispecchiava anche il tuo pensiero? Sì, innanzitutto saluto a tutti, saluto a tutti i tifosi e ringrazio il direttore. E le sensazioni sono ottime, sono positive, perché sono un ragazzo ambizioso e si cerca sempre il massimo e quindi non si è mai accontentato. Sì, i numeri sono alti e spero anche di riconfermarli quest'anno. Prospettive, mi aspetto sì che è un campionato difficile, ma potremmo dire la nostra, perché sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno e benvenuto qui a Lecce. Diciamo che Lecce e i leccesi sono un po' nel suo destino, visto che il campionato importante in C ha avuto qualche allenatore leccese, compreso Taurino, e prima di andare poi all'Ascoli e fare questo triplo salto mortale, come l'ha definito il direttore. Quindi Lecce è sempre più nel destino di Baschirotto. Sì, si vede di sì, si vede. No, Taurino sia alla Viterbese mi ha aiutato tanto, mi ha aiutato per fare il salto di categoria, che poi è arrivato in Serie B. Da lì ho continuato il mio percorso e grazie alla società Lecce e il direttore sono riuscito ad arrivare qui dove sono ora. Ora con il 4-3-3 di Baroni, prime settimane, carichi di lavoro, c'è anche da prendere, comunque migliorare gli automatismi come cursore della difesa, magari a Francavilla c'era anche il carico di lavoro, quanto c'è ancora da lavorare? Ma c'è da entrare nei meccanismi, conoscere soprattutto la squadra, i compagni di squadra,
e quindi, ma con il lavoro piano piano si riuscirà a trovare un'amalgama giusta per iniziare il campionato al meglio. Dai tuoi social si vede che in famiglia siete appassionati di vini e c'è anche questa situazione della cultura dei vini. Più che vini abbiamo un'azienda agricola sul bestiame, è un'azienda di famiglia e quindi ci si aiuta spesso anche quando magari sono a casa e non gioco a calcio perché sono in vacanza tra virgolette, aiuto in famiglia. E come vini prima di venire qui a Lecce aveva segnato già qualche vino prestigioso salentino oppure? No, non di preciso, spesso sempre bevuto sul Veneto, Valpolicella, così, però adesso che sono qui assaggeremo anche i vini locali. Grazie. Pierandrea Casto, Salento Live 24. Nel giro, un saluto Federico, nel Salve. Giro di due stagioni è passato dalla Serie C alla Serie A, c'è qualche attaccante che non vede l'ora di affrontare sul terreno di gioco che magari solo due anni fa vedeva in TV ed era suo idolo, comunque un punto di riferimento? Ma io tutti perché voglio mettermi in gioco io soprattutto e quindi non faccio differenze, ogni partita la giocherò alla morte per mettere in competizione me e vedere a che livello sono per potermi migliorare e ambire sempre a di più. Fino ad ora in carriera ha giocato sempre al massimo in centro Italia, questa è la sua prima piazza al sud, cosa si aspetta? Lei già lo scorso anno è venuto qui e ha visto il clima del Via del Mare, cosa si aspetta dai tifosi, dalla piazza calorosa qual è quella di Lecce? Forse non me l'aspetto perché già l'ho capito che qui i tifosi sono molto attaccati alla maglia e questo mi fa un sacco piacere perché ci aiuteranno molto in questo percorso. E quindi sono contento di essere qui a far parte di questa famiglia. Roberto Schipa, Totem Nord Salento. Benvenuto. Allora, dopo il bel campionato con l'Ascoli c'è stato un breve periodo di vacanza, poi Cascia, poi Folgaria, poi Lecce, è stata un'estate diversa sicuramente rispetto a tutti quanti gli altri. Quali sono stati i sentimenti che ti hanno accompagnato durante questo viaggio estivo, diciamo? Quali emozioni? Ma i sentimenti e emozioni sono state tante, perché sono partito a Cascia con l'Ascoli con l'intento di fare bene, perché ero proprietario ancora dell'Ascoli, quindi ero partito convinto di poter dare ancora tanto per quella società. Poi è arrivata la chiamata del Lecce, quindi è stato un fulcro di emozioni positive, belle, perché insomma la Serie A non arriva a tutti e non arriva sempre, quindi è stata un'emozione grande, felice, di orgoglio per quello che ho fatto in questi anni, insomma, partendo dalle retrovie, arrivando fino alla categoria più importante, e quindi tante emozioni belle e positive. Filippo Verri, Pianeta Lecce. Benvenuto Federico, vieni da due grandi stagioni, ti aspettavi la chiamata della Serie A o ti ha sorpreso del tutto? Allora, aspettarsela forse no, però ci ho sempre creduto ogni anno con il duro lavoro e quindi forse aspettarsela no, però crederci è importante e se non ci credi non arrivi. Barbara Magnani, Antenna Sud. Buongiorno Federico, sarà un debutto importante il 13 agosto in casa con una grande squadra, l'Inter. Con che mentalità tu in particolare scenderai in campo? Ma con la mentalità di vincere, perché anche se l'avversario è grande bisogna sempre puntare al massimo, alla vittoria, perché se già vai in campo pensando alla sconfitta parti già con la sconfitta, insomma perdi di sicuro. Quindi noi andremo in campo per vincere, anche contro l'Inter, anche se sappiamo che è una grandissima squadra, però non dobbiamo demoralizzarci e andare avanti, insomma, con il duro lavoro ci toglieremo tante soddisfazioni. Ultima domanda per Federico Baschirotto da Pasquale Marzotto, prego. Sì, se c'è già il numero, se ha scelto un numero di maglia è perché quel numero, e poi qual è il suo idolo a cui si è ispirato negli anni?
Sì, il numero l'ho scelto, è il 6, 6 perché l'ho sempre avuto in questi anni e principalmente perché siamo 6 in famiglia e quindi mi ha accompagnato in questo lungo percorso fino ad arrivare alla Serie A. Poi un calciatore idolo forse, posso dire Sergio Ramos perché è un difensore che segna e a me piace segnare. Bene. Grazie al responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino, grazie al nuovo arrivato Federico Baschirotto, grazie a tutti voi.